Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi. Buonasera, e questa sera parliamo di acqua e precisamente parliamo della crisi idrica del Ticino. Voi sapete bene che il tema dell'acqua pubblica è un tema che è una delle stelle del movimento, è un tema che ci sta molto a cuore e purtroppo è una problematica che anche nei territori più fortunati come il nostro è arrivata a farsi sentire a causa degli eventi sismici. Quindi analizzeremo questa circostanza, lo faremo insieme con diversi relatori, che intanto vi presento. Abbiamo dalla sinistra Peppe Giorgini, nostro consigliere regionale in carica e candidato per le prossime elezioni regionali. Poi abbiamo Gianmario Pecorelli, che è il nostro candidato governatore, quindi è il Movimento 5 Stelle per il futuro delle Marche, quindi Gianmario è venuto con noi. E ci sono io chiaramente come padrone di casa, essendo salmentese, poi dopo c'è il Senato. E il nostro professore geologo Serafino Angelini, personaggio storico del Movimento Salmentese, che ci onora oltre che della sua qualità personale, anche delle sue competenze, quindi è un uomo che dà valore ai nostri temi perché da cartografo, da esperto, insomma, ci onora della sua collaborazione. In sala ci sono tante persone, compatibilmente con la situazione Covid, e approfitto per ringraziare anche Laura Ciappatoni e Elena Russo, che anche loro sono parte della squadra del 5 Stelle Futuro, insieme con Rosario Enzo. E saluto anche il nostro sindaco, Mauro Pochicchio, che è la massima espressione cittadina della provincia, quindi è un onore averlo qui. Ma veniamo a noi. Parliamo appunto di acqua, quindi questo è il tema della serata. E chiaramente avremo in collegamento Federica Daga, che è la nostra parlamentare alla Camera ed è quella che da sempre porta avanti un po' la capobandiera, chiamiamola così, del tema dell'acqua con le sue proposte, che poi ci illustrerà, sarà collegata da remoto con Skype. Il tema della serata qual è? Tariffe da approvvigionamenti, situazione attuale, prospettive future. Chiaramente questo è un momento di discussione e confronto sulla disponibilità e sull'importanza della nostra risorsa più preziosa, l'acqua, alla luce dei nuovi progetti di gestione idrico locale e nella considerazione degli sconvolgimenti portati dalla recente crisi sismica nelle nostre riserve naturali. E partiamo da qui perché la nostra è una zona dove da sempre l'acqua non è stato mai un problema come quantità, dove abbiamo sempre goduto di un'eccellente qualità, una delle migliori acque potabili. Le acque potabili sono per loro natura in alcuni casi con certificazioni superiori anche alle acque minerali, quindi chi viveva e chi vive in questa zona non ha il problema dell'acqua. Adesso che sono a Roma vi testimonio, ma come tante altre parti d'Italia, insomma, no? L'acqua che c'è nei rubinetti di molte zone d'Italia non è come la nostra. Noi abbiamo questa risorsa, l'acqua è un patrimonio da tutelare e spesso non l'abbiamo fatto così abbastanza bene. Poi a questo è arrivato il sisma che ha sconvolto un pochettino i nostri piani, quindi ci ha rotto il nostro vaso, il vaso d'acqua, il nostro deposito si è disperso. Questo ha innescato una serie di circostanze e problematiche a cui abbiamo dovuto mettere mano. Per cui adesso io vi riferisco un attimino di quella che è la mia azione, quella che abbiamo fatto come governo, come Parlamento per supportare questo territorio a causa degli eventi sismici. Poi andremo avanti con la scaletta con altre testimonianze. Spesso si dice che noi del Movimento 5 Stelle, nella cronaca, nella vulgata popolare, siamo definiti come quelli che non fanno niente, gli incapaci, riservando e rispettando il giudizio di tutti quanti, però dall'acqua in poi possiamo parlare delle autostrade, possiamo parlare di tante problematiche. In Italia, e nel Piceno in particolare, la politica ha riempito pagine di giornali, ma pochi atti parlamentari. Quindi quando parliamo di reti, di qualsiasi natura, le infrastrutture stradali, pensiamo alla 14, per esempio, dal 97 esiste la convenzione con Autostrade che ha regalato un patrimonio pubblico, una rete pubblica costruita con i risparmi degli italiani a dei privati. I privati l'hanno usata per il loro tornaconto, quindi non hanno fatto mai investimenti. Poi ci troviamo che alla fine arriva il conto. E da sempre si parla, adesso vado un pochettino fuori tema, ma poi rientro subito sul pezzo, di quello che si doveva fare. Tutti quanti danno i consigli, tutti danno indicazioni, nessuno dice che non si è mai allargata la terza corsia. Perché l'amministrazione locale del Fermano, con un sindaco di centrodestra e sempre sulla costa con un sindaco di centrosinistra, si opposero all'allargamento. Quindi, quando avevamo un progetto finanziato, progettato, previsto, pronto ad essere portato a terra, non è stato mai fatto. Però oggi gli stessi, le stesse forze politiche, sono sempre le stesse lamentarli,
fanno a Moina e dicono bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, ci dicono tutto quello che loro per 30 anni, alternandosi a destra e a sinistra, non hanno mai fatto. E oggi sono buoni consiglieri, ma non l'hanno fatto neanche prima. Guarda caso, l'autostrada sta tornando nelle mani dello Stato ed è grazie al Movimento 5 Stelle. Era una delle nostre battaglie, l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. Questo è quello con cui noi agiamo, spesso senza apparire eccessivamente sui giornali, senza troppo clamore, perché ci piace più dire le cose fatte e non le cose dette. Tornando sul tema crisi idrica, sul Piceno e su quello che è stato l'impegno del Governo e del Parlamento, che è quello che io vorrei riferirvi, io non vi esibisco articoli di giornale, non vi esibisco titoloni a nove colonne, vi esibisco atti parlamentari, perché sono questi che contano. Il resto sono chiacchiere che riempiono i giornali, tutti quanti si riempiono la bocca, ad ogni tornata elettorale tutti fanno le stesse proposte, le stesse promesse che ci fanno da 20 anni, da 30 anni, ma poi alla fine vai a vedere negli atti del Senato, della Camera, del Governo, non c'è nulla. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Siamo trovati di fronte a questa grossa problematica, quindi una dispersione, una rete che doveva essere ripristinata, danneggiata dal sisma, quantità di acqua notevole persa, e poi magari darà la spiegazione più specifica, perché è stato un grosso impegno, anche grazie, e qui torna l'importanza del nostro ruolo, perché non basta essere a Roma, ma dobbiamo essere in tutte le istituzioni, lo sa bene Mauro che è sindaco di una città, Peppe che ha fatto il lavoro in opposizione per tutti questi anni, e Gianmario che è quello che si proporrà di portare avanti la nostra squadra per il futuro. E quindi cosa è accaduto? Noi con un'ordinanza della Protezione Civile, la 581 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 15 marzo 2019 abbiamo stanziato 5,8 milioni per appunto ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche. In questo caso abbiamo stanziato i primi 5,8 milioni. Poi, sempre con atti alla mano, con il DPCM del 17 aprile 2019, sempre per l'adozione del primo stralcio del Piano Nazionale degli Invasi, relativamente agli invasi, sono stati stanziati 27 milioni di euro, che sono quelli che hanno consentito di pensare e progettare una di quelle che sarà una delle prime reti antisismiche in Europa. È il progetto chiamato NAP, Nuova Acquedottura Pescara. Questo finanziamento di 27 milioni finanzia gran parte dell'opera, ma non tutto il progetto, che è di 35 milioni di euro, ma è il primo finanziamento immediato, ed è quello che consentirà di mettere un tappo a queste problematiche, di rinnovare una rete con un sistema moderno, efficiente e adeguato alla circostanza. Ed è uno dei sistemi che cercherà di salvare la condizione idrica del Piceno, che in questo momento ha portato gioco forza a dei pozzi di emergenza, a delle raccolte di acqua che non sono quelle a cui eravamo abituati indubbiamente. Quindi il territorio nostro ancora vive una crisi che troverà soluzione con questi interventi, però insomma è un lavoro in corso, perché chiaramente tutto questo richiede dei tempi di attuazione che però sono immediati. Poi c'è stato il DPCM del 1 agosto 2019 che riguarda l'adozione del primo stralcio del Piano Nazionale degli Invasi Settore Idrico, sezione Acquedotti. Con quest'altro abbiamo stanziato nelle Marche 6,9 milioni in totale, fra cui compresi anche gli interventi sul lato 5, che è quello della nostra zona. Quindi complessivamente in questa cartella ci sono portati a terra nelle Marche e nel Piceno 39,7 milioni di euro. Queste cose spesso i giornali non le dicono con la dovuta attenzione, con la dovuta importanza. Tutti parlano, tutti dicono, ma alla fine queste cose le abbiamo fatte noi. Certamente abbiamo dovuto gestire delle emergenze, ma nelle emergenze noi non scappiamo via ad agosto con un cocktail in mano, o non ci sottraiamo alla difficoltà di dover gestire un'azione che abbiamo ricevuto in eredità, con tante problematiche, dai bilanci a tutte le inefficienze che poi con il Covid sono emesse. Con questi strumenti siamo dovuti andare in un mare in tempesta, ma stiamo navigando, portando avanti la barca con la barra dritta, compatibilmente con gli impegni che abbiamo. Vogliamo avvisare intanto Federica, così la facciamo collegare? Io non mi dilungo oltre, perché volevo fare solamente un breve intervento iniziale. Adesso cerchiamo di collegarci con Federica Daga, che ci parlerà della sua proposta di legge. Un'altra cosa, perché qui si collega Federica Daga, questo è un disegno di legge che abbiamo presentato al Senato il 21 gennaio,
e a prima firma del senatore e del mio collega Ruggero IV, è l'istituzione dei santuari della Capotabile e delega al governo per la loro tutela. Questa nasce da un'idea del compianto Franco Ortolani, un collega geologo, qui c'è anche Fazzini, altro esponente della categoria. Franco l'abbiamo perso da pochi mesi e aveva lavorato a questa idea, lui era un appassionato dell'ambiente, del territorio, quindi era il suo lavoro, siccome non avevamo in squadra l'abbiamo portato avanti lo stesso, anche senza la sua presenza. E questa firma, questo progetto di legge adesso è fra gli atti del Parlamento, al Senato, che tende proprio a salvaguardare e a valorizzare i santuari dell'acqua, cioè quei luoghi dove ci sono le riserve idriche che sono fondamentali per la salute del fuoco. Intanto che c'è il collegamento, approfitto, vi racconto una testimonianza di oggi. Questa mattina ho incontrato l'ambasciatore del Messico in Italia, è venuto qui a San Benedetto per incontrare, per promuovere l'export tra Italia e Messico, anche per le imprese delle Marche e del Piceno. L'avevo già conosciuto a Roma, quindi è stato un piacere rincontrarlo. Nei suoi commenti ci raccontava della sua testimonianza, della sua nazione, dicendo che era ricca di tante risorse minerarie, quindi il Messico ha un patrimonio di risorse economicamente rilevanti. Ma nella sua considerazione alla fine ha detto: ahimè, abbiamo solo un problema, ci manca l'acqua. Il Messico ha dei grossi problemi di acqua e che è presente solamente in alcune zone del centro del Messico, in altre zone è molto complesso, è difficile il reperimento. E questa cosa ci fa capire che noi, che l'acqua l'abbiamo per la morfologia del nostro territorio, quello che lo rende complesso a livello di infrastrutture, ma sicuramente molto bello, ma è una risorsa che dobbiamo tutelare in Italia in generale, dove ne abbiamo buone quantità, nelle Marche in particolare, perché in queste circostanze ci rendiamo conto che non dobbiamo dare nulla per scontato e che quindi l'acqua è un elemento da tutelare a tutti i costi. Quindi questa è una spinta che ci porta e ci convince sempre di più della bontà delle nostre intenzioni di lavorare sulla tutela di questo bene essenziale. Dobbiamo fare in modo che non vada in mani privati, perché sarà una risorsa che è fondamentale per la vita, quindi insomma dobbiamo fare in modo che venga tutelata. Questa è stata l'azione che abbiamo fatto anche qui del Piceno, delle Marche. Approfitto per ringraziare anche Mauro Portotti, che lui e la sua segreteria ha tessuto anche i rapporti insieme con me, è stato in Commissione Infrastrutture e Trasporti, e anche l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, che è stata coinvolta nella gestione e nella erogazione dei finanziamenti, quindi il segretario generale Erasmo De Angelis. E devo dire che in questo c'è un lavoro comunque anche del CIP, quindi del presidente Pinolati, che si è impegnato su questo. Come siamo messi col collegamento? Stiamo lavorando? Allora, intanto che cerchiamo di collegarci con Federica, passo la parola a Gianmario Pecorelli, così ci illustrerà un pochettino anche come il tema acqua sia presente anche nel programma delle Marche 2020-2025. Ma il tema acqua è presente come è presente da sempre nelle 5 stelle del movimento, quindi il principio è l'acqua pubblica, c'è un audio che sembra che venga dall'oltretomba. Quindi ben sapete che è sempre stato un crisma, no? Uno veramente dei 5 punti fondamentali. Questo in un discorso generalizzato di tutela dei beni comuni che il movimento ha sempre portato avanti, quindi in una posizione che non è mai stata di mercificazione di quelli che sono i beni comuni. Va da sé che la tutela indiretta a tutti i problemi come questo, pur essendo purtroppo un problema che viene assorbito dal sisma, che quindi si inserisce in un disegno molto più ampio di problematiche, ma la tutela per tutti questi, per tutte queste istanze è sempre stata massima. E tale resterà, fa sentire casino, scusate, vedo facce strane, quindi no, va bene. Quello che faremo nel programma Trogio non è niente di diverso da quello che sta nel programma nazionale da sempre, cioè il nostro obiettivo è molto semplicemente questo, quello di avere l'acqua pubblica e di perorare in ogni ambito questo obiettivo. Come ben sapete ci sono moltissime realtà locali dove si stanno concedendo in gestione i sottosistemi, le sottostrutture, quindi che sia l'acquedotto, la distribuzione del gas. Come ben intuite tutti, quello è il primo passo verso una privatizzazione, no? È poi di fatto una privatizzazione, ma è il primo passo. Iniziamo con il sistema perché è troppo costoso da tenere a posto, è troppo costoso da rattoppare, e poi pian piano si passa a tutto il blocco del bene comune e del bene essenziale. Anche questo è un discorso fondamentale.
Molti comuni, ad esempio, dove siamo anche con i consiglieri comunali, hanno fatto inserire negli istituti comunali il fatto che il comune riconosca l'acqua pubblica. Questa è la questione fondamentale. Per quanto riguarda la questione specifica dell'Ascolano, come giustamente diceva Giorgio, ma anche Beppe, ne parlavamo a cena, l'acqua che avete voi è tra le migliori d'Italia, quindi è un'acqua che qualitativamente ha qualità che sono difficilmente replicate nel resto d'Italia. C'è un gestore che gestiva, se non sbaglio, 59 comuni, scusate, quindi avete un unico gestore pubblico che gestisce tutta la distribuzione e avete una supervisione evidentemente di ottimo livello, di ottima qualità, cosa che in altre realtà non succede. In altre realtà c'è una polverizzazione delle gestioni, c'è una difficoltà di intersecare l'una con l'altra, c'è una difficoltà a farle parlare, no? Per cui ci sono quelle stupide guerre anche campanilistiche a volte sulle fonti, per cui non ti concedo l'uso e così via. Il problema sisma purtroppo è stato un problema che non era prevedibile, non era gestibile in altra maniera. Ci sono forse delle possibilità per compensare il problema come extrema ratio di accedere alle riserve strategiche, quindi allo stato più profondo di captazione delle acque, ma chiaramente essendo appunto riserve strategiche bisognerebbe cercare prima tutte le strade alternative possibili perché appunto sono l'extrema ratio. Altre questioni specifiche che poi le possa dire tranquillamente Beppe, ripeto, tutto quello che è correlato al sisma andrebbe gestito in maniera radicalmente diversa, andrebbe gestito con molta più modernità, con molta più attualità nei metodi di gestione, nei sistemi di gestione. Come ben sapete il sisma è stato improntato dal buon, per fortuna, stato che sta a Renzi, in maniera completamente sbagliata sotto ogni singolo punto di vista. In questo caso è stata una causa di forza maggiore oggettiva, ma ce ne sono talmente tante che invece sono frutto di mala gestione, che andrebbe e andrà, per quanto ci riguarda, completamente rivoluzionato, se non altro per quello che riguarda la regione. Non dimenticate che il grosso di quello che poi ricade sulle persone o sulle pratiche è gestito dalla regione, cioè le leggi sono fatte sia dal commissario e sono chiaramente modificabili. Le ordinanze come si fanno si modificano, basta avere la volontà di farlo. Non dimenticate che le Marche sono il bacino più grande per quanto riguarda la ricostruzione, purtroppo la maggior parte dei danni sono nelle Marche. Le leggi si cambieranno, si farà il possibile per velocizzare tutto quanto. Ripeto, qui è una causa di forza maggiore che va affrontata in altro modo, ma questo credo che lo possa spiegare molto meglio perché io non ho la competenza che a lui nell'argomento specifico. Grazie Gianni, intanto abbiamo il collegamento con Federica Daga che salutiamo. Ciao Federica, buonasera, grazie di essere con noi. Ci senti? Io sento, voi mi sentite? Sì. Allora Federica, noi stavamo parlando di acqua e quando si parla di acqua nel 5 Stelle il nome che si abbina è Federica Daga. Quindi volevamo approfittare della tua presenza e ti ringrazio nuovamente per raccontarci un pochettino quello che è il tuo lavoro che stai portando avanti fin dal primo mandato e quindi come stai sviluppando le proposte e quali sono le azioni. Aggiornaci un attimino su questo, grazie. Grazie a voi intanto dell'occasione, così posso raccontarvi un po' quello che è successo da qualche anno a questa parte. Avete parlato prima dei fondi che andranno ad Ascoli Piceno per quei 27 milioni che sono stati supportati anche dall'autorità di distretto dell'Appennino centrale. Sono fondi che arrivano dal Piano Nazionale Idrico e il Piano Nazionale Idrico nasce dopo che nella scorsa legislatura abbiamo chiesto un'indagine conoscitiva sulla crisi idrica. Nel 2017, come ben sapete, tutta Italia ha avuto dei grandissimi problemi e da quel momento in avanti noi abbiamo grandi difficoltà su moltissime falde acquifere, molti bacini di contenimento in tutta Italia. Voi avete avuto il problema del terremoto che vi ha portato via 3 fondi su 4 e quindi anche questo rientra in quel grande piano di studio, in quel grande piano di programmazione che è appunto il fondo del piano idrico nazionale. Si tratta di 1 miliardo in 10 anni, non sono molti e contiamo comunque di metterne anche nella prossima legge di bilancio e perché no di accaparrarci una fetta di quel recovery fund che sta arrivando in questo momento. Nasce appunto da una nostra indagine conoscitiva e quindi da una nostra azione, dalla spinta che abbiamo dato in Parlamento su
questo tema. Depositare un testo di legge fa parlare di quel tema, quindi iniziamo a fare anche queste azioni perché per far parlare di quel tema, qualsiasi sia il contenuto di un testo di legge, è necessario discuterne e sull'acqua non si avrà mai la fine dei lavori, non si vedrà mai la fine di un lavoro perché è tutta una questione in divenire. Bisogna avere una visione a lungo termine, abbiamo bisogno di una programmazione a livello nazionale di quelli che sono i lavori necessari da fare. Voi parlate per la Regione Marche, per la Regione, per la zona della quale state trattando questa sera, ma problemi gravi ne abbiamo in tutta Italia, da nord a sud, e il territorio italiano è caratterizzato dal fatto di essere tutto diverso da un posto all'altro. Ogni provincia è diversa dall'altra e va trattata in maniera differente, dall'approvvigionamento alla gestione, al controllo, alle modalità di partecipazione locale. Cercare di uniformare le esigenze di tutti è uno di quei lavori che stiamo cercando di fare, lo facciamo soprattutto in questa legislatura, perché da quando siamo al governo riusciamo ad avere dei riscontri, delle risposte. Abbiamo fatto un lavoro di studio molto lungo insieme a tanti ministeri che sono coinvolti nell'analisi del testo di legge che abbiamo depositato alla Camera, e quindi ognuno di loro ha dato un contributo nel primo governo Conte, e in questo momento stiamo discutendo dei contenuti del testo con la nuova maggioranza. Il lockdown, tutta la questione emergenziale del Covid già fermati per un po' di tempo, ma non abbiamo smesso di parlare di acqua in quel periodo, perché appena Conte ha annunciato l'avvio del lockdown, la prima cosa che abbiamo fatto noi parlamentari è stato scrivere ai nostri gestori locali di non staccare l'acqua a nessuno e di riallacciare l'acqua a tutti coloro che avevano necessità. Questo perché la prima regola, se ricordate, per combattere la pandemia è lavarsi le mani, quindi avere l'accesso all'acqua tutti in egual modo. Abbiamo scritto ai gestori, abbiamo avvisato l'autorità che si chiama ARERA, e lei stessa nel giro di 48 ore ha emanato una direttiva interna mandata a tutti i gestori d'Italia per bloccare e congelare tutte le pratiche di distacco per morosità e per riallacciare l'acqua a tutti quanti. Quindi quando dico che per parlare di acqua non c'è mai una fine, effettivamente è un tema che va trattato costantemente a seconda di quello che succede. Abbiamo visto che siamo in un'emergenza un po' particolare, e oltre all'emergenza idrica già dal 2017 si è aggiunta questa nuova emergenza, quindi dobbiamo avere un occhio di riguardo sulla dispersione delle reti, sul riutilizzo delle acque reflue per l'agricoltura, perché noi parliamo spesso di acqua, servizio idrico integrato, quindi acqua potabile, ma l'acqua potabile, quella che arriva nelle nostre case, è solo l'11% di tutte le acque che vengono utilizzate a livello italiano. L'80% è dedicato al comparto agricolo, il restante all'industria, e quindi abbiamo bisogno ormai, essendo in crisi idrica e in termini di cambiamenti climatici, abbiamo bisogno di avere una visione a 360 gradi di tutti gli usi idrici, e abbiamo bisogno della mano dello Stato come presenza forte per la programmazione e il controllo, che tutto avvenga secondo quanto stabilito dai piani d'ambito, dai preventivi, dai piani industriali che vengono fatti nelle varie zone. E allora perché a questo punto non rafforzare quelli che sono tutti gli enti che già si occupano di servizio idrico integrato? Voi avrete nato un ambito territoriale ottimale che ha una conferenza dei sindaci composta da tutti i sindaci del vostro territorio, della vostra provincia o bacino idrografico, che definiscono quella che è la tariffa e potrebbero anche definire la partecipazione cittadina, come far partecipare tutti
pubblico, cioè le persone, ma le decisioni che riguardano l'acqua, può essere fatto in quel contesto ed è un ente pubblico che deve essere rafforzato. Perché rafforzato? Perché ha una funzione estremamente tecnica, devono controllare quello che è la richiesta di tutti i sindaci sui lavori da fare nel territorio e controllare che la tariffa sia congrua. Ora, molti territori hanno pochissimo personale che si occupa di queste cose e deve essere molto specializzato. Quello che chiederemo è di rafforzare questo ente e di costruire, a seconda dei territori, una partecipazione cittadina per permettere a tutti, sia comitati, sia associazioni di categoria, sia persone interessate al tema, di poter esprimere le proprie idee, perplessità e i propri suggerimenti per aiutare i lavori ad andare avanti. Un altro strumento è quello del distretto di bacino idrografico. Noi dal Lazio al Mar facciamo parte dello stesso distretto di bacino, l'autorità dell'Appennino centrale, anche questo va rafforzato nelle sue funzioni. Infine, che cosa mette tutto insieme? Beh, sarebbe da inventare. Avere la mano dello Stato più forte significa creare un soggetto che si possa chiamare Agenzia dell'Acqua o un ufficio, un dipartimento specifico presso il Palazzo Chigi, come ne sono stati inventati molti, ma deve essere un qualche cosa che oggi viene creato e rimane lì per sempre. Vi faccio l'esempio della Francia, loro hanno il Ministero dell'Acqua, perché si rendono conto che il bene acqua è un elemento fondamentale. Noi diciamo sempre che l'acqua è vita e deve essere preservato, è un bene finito, non è infinito, e quindi bisogna occuparsene a 360 gradi con tutti gli usi idrici e bisogna avere una visione del futuro di quelli che sono i lavori necessari da fare, la programmazione di tutti i fondi che possono arrivare dall'Europa, comunque dal nostro governo, per aiutare i territori a fare nuovi lavori, acquedotti, depuratori e tutto quello che è necessario per portare avanti il servizio idrico, comparto agricolo e comparto industriale. Queste sono possibilità. Vi faccio l'altro esempio sulla partecipazione cittadina. A Grenoble, che è uno di quegli esempi che noi abbiamo sempre portato in giro per quanto riguarda la riprecizzazione del servizio idrico, per loro hanno un sistema che si chiama Affermage, è l'ente di governo d'ambito a dare gli appalti esterni e hanno un sistema di partecipazione interna con dei comitati creati appositamente per associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, cittadini, soggetti interessati, aziende che possono insieme contribuire a formare il piano d'ambito e a segnalare le criticità. Lo studio di quello che succede all'estero, abbiamo fatto un convegno 2 anni fa alla Camera portando una serie di realtà che hanno ripubblicizzato il servizio idrico e lo hanno fatto in maniera completamente diversa una dall'altra. Quando prima vi dicevo che ogni provincia è diversa una dall'altra, beh, anche i nostri paesi membri dell'Unione Europea hanno effettuato ripubblicizzazioni in maniera completamente diversa, anche perché ogni paese ha forme societarie diverse culture diverse, modalità differenti, ognuno ha provato a fare quello che era meglio per quel territorio. Noi abbiamo un esempio, prima è stato fatto questo esempio di Autostrade per l'Italia. Bene, Autostrade per l'Italia nella realtà non perde la concessione, continua a lavorare, ma si inserisce un controllo statale all'interno dell'azienda, quindi si va a lavorare sulla parte finanziaria di chi sta gestendo le autostrade in questo momento. Spesso e volentieri sono andata in giro dicendo volevo occuparmi di acqua, alla fine mi sono dovuta occupare di finanza, che ho dovuto studiare nel tempo, quindi è ancora un mondo che continuiamo e continuo a studiare per esigenze di questo tipo. Bene, Autostrade per l'Italia è un metodo di ripubblicizzazione
perché una società del Ministero dell'Economia e Finanze avrà di inserirsi nel pacchetto azionario di una società strategica che gestisce una concessione grande come quella autostradale. Ripubblicizzazioni ce ne sono state e ce ne sono in Italia di diverso tipo. Vi faccio un paio di esempi. Uno è quella di Cuneo, che aveva delle società più piccole e si sono unite in una più grande società. È comunque una società di diritto privato. Poco importa a questo punto, perché il capitale sociale è tutto in mano ai comuni della provincia e comunque è stata pubblicizzata questa operazione come una ripubblicizzazione. Un'altra ripubblicizzazione che sta avvenendo in Italia è all'Agrigento, per un caso particolare, perché è l'unico caso in Italia di decadenza della concessione del servizio idrico per interdittiva antimafia. Purtroppo c'è stato questo problema dalle loro parti, quindi la società ha avuto questi mesi, insomma sono successe queste cose. Decade la concessione, c'è un commissario in questo momento che sta portando avanti i lavori necessari sul territorio e i sindaci hanno scelto di aprire una nuova società che sarà del diritto pubblico ed è un consorzio, un'azienda speciale consortile. Vediamo come andrà avanti e quale sarà l'esito di questa pubblicizzazione. Io vi ripeto, in Italia le situazioni sono completamente diverse da provincia a provincia, da regione a regione, quindi ognuno farà la sua operazione. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo prima di tutto la direttiva europea che sta sulla nostra testa, poi le leggi italiane, noi abbiamo già il testo unico ambientale e le leggi regionali, ognuna fa poi come crede sul proprio territorio e si organizza. Dobbiamo basarci su questa gestione amministrativa, su questa legislazione, okay? E dobbiamo cercare di aumentare quelli che sono i fondi in questo momento a disposizione per i territori, mettere dei soldi da parte dello Stato nel fondo del piano idrico nazionale significa non aumentare la bolletta. Per noi è fondamentale questo perché non vogliamo arrivare alla media europea, come molti chiedono invece, di città, una metropolitana non è economicamente sostenibile per il nostro paese, abbiamo delle tariffe oltretutto diverse da zona a zona, a seconda della modalità di approvvigionamento idrico, dove è più difficile costa di più, dove hai l'acqua sotto la sedia ti costa molto meno, e quindi si cercherà di riformare anche questo sistema di tariffazione. In ultimo, la questione delle acque minerali, sono concessioni minerarie, sono sempre del demanio statale o regionale, ma hanno una caratteristica che ogni regione definisce in maniera differente come far pagare la concessione, o per metro cubo di consumo, anzi in realtà non è neanche tanto di consumo quanto più forfettario, oppure per metri quadri di superficie utilizzata. E noi vorremmo inserire il contatore idrico, come comunque ci dice la direttiva europea già da un po' di tempo, e fare in modo che la concessione minerale, le acque minerali, le bevande derivate e le Marche, hanno bevande derivate che conoscete tutti, devono pagare il giusto compenso alla regione per quanto riguarda la concessione di acqua. Contate che in tutta Italia le acque minerali e le concessioni minerarie per acque costano al settore 19 milioni di euro, mentre il giro di affari che poi hanno sul mercato di circa 3 miliardi. C'è una grossa differenza e si può fare qualcosa, si può fare di più per poter dare nuovi fondi anche alle regioni, sempre per recuperare quel gap infrastrutturale sul termine che tutti quanti conosciamo. Io credo di aver dato un po' l'infarinatura di quello che è successo, che ha cercato di fare. Sicuramente ho dimenticato molte cose perché le cose fatte sono tantissime. Stiamo comunque allerta per la questione Covid in questo momento e per la questione crisi idrica, perché agosto sarà un mese un po' particolare, quindi delibere di emergenza regionale ne usciranno. Già stanno uscendo nella regione Lazio, questa settimana ne è emanata una.
ragionamenti ce li aspettiamo. Noi lavoriamo affinché tutti abbiano diritto all'accesso all'acqua e non ci siano più razionamenti e si utilizzi l'acqua nel miglior modo possibile, dalla fonte alla depurazione. Vi ringrazio. Grazie a te Federica. Devo dire che parlare con i nostri parlamentari è sempre un piacere ed un orgoglio, perché vedere persone che affrontano questi temi con questa passione come Federica ci ha manifestato questa sera è veramente una cosa che vi garantisco, testimoniando anche il confronto con i nostri colleghi, e lo faccio con un po' di spocchia, noi siamo nettamente superiori a Federica nella testimonianza, quindi avete visto il tema delle concessioni, perché alla fine tutto quanto si riporta al dire denaro, 19 milioni di introito per lo Stato per concedere una risorsa pubblica che a qualcuno dà 3 miliardi. Poi quando gli altri partiti, quelli solidi, parlano di tagliare le tasse, di fanno tutte queste sceneggiate, non dicono che pagheremmo molte meno tasse se avessimo molti meno sprechi, se il rapporto fra un bene pubblico e l'uso privato di un bene pubblico fosse equilibrato, e questo parte dalle autostrade alle reti idriche, forse sarebbe un paese che potrebbe essere più efficiente, migliore e dove potremmo tutti vivere un po' meglio. Federica, io ti ringrazio, noi proseguiamo, so che tu hai i tuoi impegni, quindi se hai piacere seguici più che vuoi, se devi andare via ti salutiamo fin da adesso, oppure se vuoi intervenire, se hai tempo e modo siamo a disposizione. Grazie della tua presenza e del tuo impegno. Federica sta in Commissione Ambiente, è la seconda legislatura, collabora e sta in squadra con una collega Patrizia Personi, quindi loro sono vecchie guerriere, insomma, quindi grazie di essere stata con noi. Proseguiamo. Quindi a questo punto di passare la parola a Scatino. Allora, adesso c'è un breve video. Siamo qua per un video. Ah, il video praticamente ci dà l'idea di cosa stiamo vivendo e di cosa vivremo con il problema dell'acqua. Guardate, poi magari successivamente capirete molto di più, anche chi ci sta ascoltando, capirete di quanto è grande la problematica di cui stiamo parlando nel nostro territorio, che oltretutto è un territorio a base turistica e quindi l'acqua è fondamentale. Queste erano le straordinarie portate delle nostre sorgenti di captazione prima del sisma, anche le più piccole, guardate che livello di portate avevamo a disposizione, un'acqua eccezionale, una delle migliori d'Italia, se non d'Europa. Dopo il sisma è successo questo, che vedrete adesso. Qui siamo al 15 giugno, qui parliamo della foce di Monte Monaco, ecco, vedete la destra che praticamente è completamente secca, la sorgente. Siamo passati da 576 litri a 120 litri e la situazione purtroppo peggiorerà ancora.
Ok, adesso la parola a Serafino Angelini, che ci farà capire la situazione che ci ha portato a perdere quasi il 50% dell'acqua che avevamo come captazione. Ci spiegherà che cosa ci ha procurato il terremoto. Bene, mi sentite, vero? Io in fondo, benissimo. Allora, io se permettete comincerei con un piccolo aneddoto. Qualche anno fa, preparando un'escursione per un convegno geologi informatici insieme a un geologo, lo conosco, un luminare dell'Italia centrale, che ha rilevato tutto dal Sannio in Emilia Romagna, tale professore Ernesto Centamore, camminando per le campagne di Grotta al Mare, mi diceva: ma lo sai che questa città, che tutti gli danno ben poco, in realtà oltre ad essere una bellissima città, è stata una delle prime in Italia, al mondo, dell'acqua corrente in casa. Io dico: professore, in che senso? Le case del vecchio incasato di Grotta al Mare erano state costruite molti secoli fa in modo e in maniera che tutti quanti avessero loro la cantina e la loro sorgente in casa. Quindi, mentre la gente da queste parti, poi più a sud, si doveva rivolgere al fosso per attingere acqua, loro avevano l'acqua in casa, l'acqua corrente. Ognuno aveva la sua cantina e la sorgente in casa. Per certi versi, per fortuna, per qualcuno di loro purtroppo, poi con la costruzione della 14, tra foro alla galleria Castello di Grotta al Mare, la circolazione idrica di quel blocco di sabbie, arenarie, insomma di materiale sciolto, ha cambiato improvvisamente la circolazione interna, così che le sorgenti diventarono poche, sono rimaste veramente poche. È uno dei esempi dell'antropocene, quello che oggi gli studiosi tendono a, come gli studiosi oggi tendono a chiamare questa era geologica, cioè l'epoca in cui è particolarmente importante la mano umana all'interno dei processi che regolano la geologia, la geomorfologia e quindi anche per riflesso indirettamente tanti altri processi. Ora noi, nella nostra area geografica, improvvisamente nel corso degli anni 70, 60, 70 abbiamo avuto quasi tutti quanti l'acqua in casa, una vera e propria rivoluzione. I nostri padri si ricordano una situazione ante opera. Noi viviamo, siamo nati in un mondo in cui, aprendo semplice gesto dentro il rubinetto di casa, otteniamo dell'acqua corrente. La provincia di Ascoli Piceno, il Gareatino, tutta questa fascia centrale, nel corso degli ultimi decenni non ha mai avuto grossi problemi dal punto di vista idrico, a parte qualche sporadica condizione qualche decennio fa. E questo ha portato ad alcune, come dire, alcune lassità dal punto di vista personale che non ci sono tipiche, perché quando noi siamo in emergenza siamo ben bravi a stare attenti a quello che facciamo. È qualche decennio ormai che al cittadino medio quello, un gesto di aprire il rubinetto non costa fatica ed è praticamente automatico, un po' come ce lo aspettassi, un po' come, non so, come il libro di Vespa quindi il giorno prima di Natale. Se non esce, la gente si chiede come mai, è successo qualcosa. Quello che sta succedendo in questo periodo è proprio questo, cioè il fatto che il libro di Vespa, questo periodo sta uscendo sempre di meno. Per quale motivo è successo tutto questo? Non certo perché noi non conosciamo la nostra dorsale appenninica, anzi la conosciamo molto bene. La regione Marche, la regione Umbria, la regione Emilia Romagna, la regione Toscana hanno un continuo territoriale geologico in scala 1 a 10.000, quindi vuol dire che hanno una informazione ogni metro dal punto di vista sia geologico che geomorfologico. Quindi non è detto che il nostro territorio, il nostro appennino da cui noi traiamo il nostro oro blu, non lo conosciamo. Semplicemente perché per alcune cose non possiamo fare molto. Per esempio non possiamo fare molto per quello che è successo nel corso degli ultimi anni, in particolar modo, come abbiamo detto, nel 2016. Purtroppo quello che è successo che in seguito alla sequenza sismica conosciamo tutti quanti bene le condizioni, le nostre sorgenti, le nostre captazioni sono profondamente cambiate. È talmente studiato il nostro Appennino, è talmente interessante che nascono come funghi pubblicazioni, nuovi oggetti anche da persone, insomma, che sono tanti anni che stanno lavorando in questo ambiente. Questa è una carta che uscirà fra breve, sono anch'io fra gli autori, ma mi sono occupato solamente della parte cartografica. L'Università di Perugia,
Pier Antonio all'Università di Camerino ha realizzato delle sezioni, quindi dei profili verticali del terreno, in maniera da vedere che cosa c'è all'interno del nostro rilievo appenninico. Probabilmente avete visto molto in TV questa zona qua. Giornali e televisioni l'hanno riportata molto spesso, vanno anche a citare. Io lo voglio citare perché comunque ha fatto un grandissimo lavoro questo Pier Antonio, a cui oggi tutti quanti tendono a riferirsi quando si parla di terremoto. Ora, in seguito a quella crisi sismica, che cosa è successo? È successo che il sistema idrico integrato che serve l'acqua nel territorio di Piceno ha avuto dei problemi abbastanza importanti. Per quale motivo? Perché nell'ambito acquedottistico le infrastrutture del servizio idrico integrato si occupano di adduzione e distribuzione. Questa attività adduzione e distribuzione è cambiata profondamente nel corso degli ultimi 5 anni, non certo per colpa loro, in seguito agli eventi accaduti. Cosa è accaduto in questo periodo? Che nell'ambito del Marche Sud, che è composto da 59 comuni, tanti di questi comuni valicano, sono ricaduti in una parola bruttissima dal punto di vista geologico, perché contiene tutt'altro, nel cratere sismico, cioè quella che vedete evidenziata in figura, sono i comuni della nostra area geografica che ricadono all'interno del cratere, quindi coinvolti da danni e terremoti che sono serviti dal nostro servizio di idrico integrato. Quindi, su 415 manufatti nei comuni del cratere, oltre 300 risultano danneggiati in seguito del sisma. Questo è un problema che tanti non tendono a considerare, perché considerano solamente due elementi con i quali hanno più spesso a che fare, cioè il rubinetto dell'acqua e la bolletta da pagare. In realtà questa presentazione che stiamo facendo questa sera serve anche, per così dire, per far acquistare consapevolezza alle persone di tutto il mondo che c'è alle spalle del servizio idrico, perché in effetti quello che noi vediamo è solamente la parte terminale della nostra, del loro servizio. Molto spesso tutto quello che c'è alle spalle non è ricordato abbastanza. Quello che vedete nell'immagine in questo momento è una schematizzazione abbastanza lineare di quali sono le reti principali, gli acquedotti per Pescara adeguata, i Monti Sibillini, l'acquedotto Vettore, il sollevamento dei posti del fiume Etna. Ora, quello che si sta tentando di fare in questo periodo è unire questa rete acquedottistica alle contigue in maniera che si possa vicendevolmente supplire eventuali inventari mancanze nel servizio locale. Queste sono le portate 440 litri al secondo, 32 litri al secondo, 630 litri al secondo e così via nel periodo prima del terremoto. Questi sono stati i danni conseguiti a seguito dell'episodio del sisma, e cioè la rottura della dottrice di M600, lesioni di gallerie, inaccessibilità di sorgenti, varie inaccessibilità di sorgenti per frana, rottura della dottrice, inagibilità e inservibilità di sollevamento di capo d'acqua, rottura in monti della condotta d'adduzione, inservibilità di condotti e così via. Ricordiamo che non è solo importante l'infrastruttura in sé, ma anche e soprattutto la posizione di queste infrastrutture, che spesso possono interagire non in via diretta rispetto alla scossa sismica, quindi non danneggiate direttamente dalla scossa sismica e quindi dall'oscillazione del terreno, ma semplicemente da fenomeni indotti. Sono tantissimi gli episodi di instabilità pressante che sono stati mobilizzati da una sequenza sismica, tant'è vero che recentemente anche con il professor Fragolini si è visto di lavorare parecchio su questo tipo di fenomeno. Il sisma non ha solamente fatto dei danni diretti, ma ha anche mobilizzato delle frane che hanno in qualche maniera intercettato le condutture, le hanno rovinate, interrotte, degradate, come poi vedremo più avanti. Continuando nella nostra carrellata, vediamo che c'è stata, a seguito probabilmente del sisma, un'importante riduzione delle portate disponibili. I dati, alcune volte si parla semplicemente di diminuzione di queste portate, qualche volta, come vedete dall'immagine, si parla addirittura di scomparsa della
quindi l'individuale essenza di captazione, in particolar modo la sorgente di Colca Canapine, la riduzione della sorgente riportata in un disastro spaccato. Ora, per i più curiosi, se vi dovesse capitare di fare un giro dalle parti di Colca Canapine, Roccia e così via, vi invito a dare un'occhiata, a buttare un occhio. Ora io da qualche mese non ci guardo, però a seguito del sisma del 2016, quello che era un fosso secco ormai dalla fine degli anni 70, giusto al di là della città di Norcia, che sono, ormai si chiama Torbidone, di Roberto Fazzini, Torbidone, in realtà erano quasi 40 anni che questo fosso era praticamente secco. Immediatamente dopo il sisma, un periodo lungo successivo, la sua portata era ingrandita notevolmente. L'altro fenomeno che mi ricordo sollevavano, anche se non ho personalmente conoscenza di questa cosa, mi hanno semplicemente riferito il fatto che a Forca Canapine, sulla piana di Castelluccio, in realtà nel corso degli ultimi decenni l'acqua non ha mai mancato del tutto. In realtà, a seguito del sisma, i problemi di questo genere ce ne sono stati, sono stati anche parecchi. Qui vediamo un'immagine del gruppo Emergeo del Ministero di Camerino con evidenziate le falle che hanno dato origine a alcuni fenomeni in quell'area. Direi di procedere anche abbastanza rapidamente perché dobbiamo vedere diverse cose. Vediamo i danni alle opere di captazione, con le sorgenti di sasso spaccato. Quelle che vedete indicate in rosso sono le sequenze sismiche principali. Quali sono state? Quella che vedete in giallo praticamente è l'andamento della portata. Come vedete, in corrispondenza delle sequenze sismiche non sempre c'è un'immediata riduzione dell'acqua. Qualche volta c'è immediata riduzione dell'acqua e poi, come si direbbe in borsa, rebounding, un rimbalzo verso l'alto, ma in realtà è un percorso effimero che dipende proprio dalla sequenza sismica e quindi dalla distribuzione dell'acqua nelle fessure del terreno. Ma poi, conseguentemente a questa struttura, se naturalmente le strutture all'interno si sono conseguentemente rimosse e rilocalizzate, come vedete l'effetto che abbiamo ottenuto è una drastica diminuzione delle portate. Alcuni effetti indiretti del sisma sono state la torbidità delle acque, naturalmente cambiando la circolazione idrica del sottosuolo, poi vengono raccolte delle montagne terrestre, ci sono anche altre regioni di tipo geotipico. Come si diceva poco fa, un incremento di portata nel brevissimo periodo, ma quello che più ci importa è una riduzione nel medio lungo periodo. Ora facciamo una bella carrellata sull'andamento, la lettura di quei grafici è esattamente la stessa, si parla sempre di sequenze, quindi sequenze sismiche con la data che c'è sotto, e in blu in questo caso, ma con lo schema che è praticamente analogo agli altri, con l'indicazione della portata in ordinata vedete la quantità di portate di diversi punti. Siamo arrivati, per esempio, facendo un esempio per le sorgenti voce di Monte Monaco, a una situazione ante sisma di 600 litri al secondo, a quella del gennaio del 2019, che siamo una portata, che è praticamente un terzo di quello che siamo partiti. Alcune carte con i danni dalle opere di captazione, che se ci danno da lontano vedete poco, però vi danno già l'idea del fatto che in un'area geografica ben precisa i danni a seguito del sisma sono stati diversi e piuttosto importanti. Alcuni grafici riguardanti il livello e dati all'interno dei piezometri, alcune immagini che ci danno un'idea della situazione post-sisma. La differenza, come vedete, i sorgenti di Foce di Monte Monaco, faceva vedere prima Peppe nel filmato qualcosa di analogo, praticamente in alcune zone l'acqua praticamente è completamente scomparsa. Sempre grafico di quel genere lì, con indicato la sequenza, come vedete la situazione è praticamente analoga. Gli effetti indiretti sono, diciamo, abbastanza gli stessi, poi a lungo termine la situazione rimane la stessa. Andiamo avanti, qui addirittura c'è, se notate, c'è un minimo della sorgente di Pescara, siamo arrivati a una, se non leggete da lontano, ve lo leggo io, una situazione del gennaio del 2018 di 27 litri al secondo, praticamente nulla rispetto ai dati di partenza. Altri grafici dello stesso genere che ci dimostrano sempre l'andamento delle portate, quindi con portate con dimensioni. Qualche cenno ai danni alle opere di captazione.
in alcune zone sono registrati, come potete leggere, dei danni maggiori e degli impatti significativi, in altre leggermente diversi. Ora, quello che voi state guardando praticamente è una presentazione pubblica della CIP, quello che è stato così gentile da fornirci delle slide per trasmettere al pubblico per fare chiarezza un po' sulla situazione riguardante il quantitativo di acqua a disposizione, semplicemente perché è anche nell'interesse del gestore, diciamo così, mostrare in parole semplici, in grafici abbastanza semplici, qual è la situazione prima e qual è la situazione attuale. Troppo spesso si sente fare chiacchiere da bar al riguardo, io mi rendo conto che l'acqua è un argomento che interessa tutti, che colpisce tutti, ma proprio per questo motivo bisognerebbe essere piuttosto prudenti quando si parla di queste cose, perché effettivamente come stanno effettivamente le cose non è proprio facile capirlo a priori. Naturalmente qualsiasi tipo di servizio è migliorabile, naturalmente tante sono le cose che si possono fare per migliorare la situazione. Il servizio idrico ha già mostrato di darsi da fare, sappiamo di approfondimenti per varie soluzioni, ma per questo potremo più avanti. Alcune altre opere danni alle infrastrutture, in altre immagini, addirittura qualche geyser italiano, non avendolo in Italia, ce lo siamo procurati così. Sembra un po' storpurre, Massimo. Sembra un po' storpurre. L'emissione è solo che naturalmente la causa è profondamente diversa. Alcuni altri danni alle infrastrutture, alcune volte, come sarà detto in fase preliminare, c'è stato qualche problema proprio di accessibilità delle captazioni, per vedere di sistemare un po' la situazione nel più breve tempo possibile, perché stiamo parlando comunque di zone piuttosto imperte dove si va a captare l'acqua dove ci sono queste strutture, quindi già soltanto raggiungerle non è stato secondo noi un problema gigantesco. Alcune venute al giorno dell'acqua da trasportare ai tubi, alcune opere di sistemazione, come vedete anche i danni, questi si suppone, visto che mi sembra di vedere una lesione da impatto, probabilmente dovuta alle scosse in senso, anche perché sono strutture che hanno un certo grado di elasticità, ma gli ingegneri mi insegnano che la sollecitazione di questo genere poi diventa anche importante la posizione in cui si trova, la pressione interna e così. Per l'acquedotto del Pescara, queste immagini sono tristemente famose a tutti quanti, la città di Pescara del Tronto purtroppo è stata praticamente distrutta, i miei nonni sono originari di Capodacqua, purtroppo al posto di casa loro l'anno scorso ho visto che c'era un gran bel buco e tutti i geologi sanno che Pescara del Tronto sarà e dovrà essere ricostruita da un'altra parte, perché comunque tanti sapevano che la città avrebbe subito dei danni importanti in occasione di un terremoto importante, semplicemente perché il terreno su cui poggiavano le costruzioni era, diciamo così, particolarmente non solido, chiamiamolo così in termini semplici. Si tratta di costruzioni fatte su una paleocrana che comunque è un materiale sciolto e quindi amplifica in maniera particolare l'onda sismica. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, se si vorrà ricostruire quella struttura non sarà fatta certo nello stesso luogo. Un'altra carrellata di danni all'infrastruttura del Pescara, con alcuni indicati alcuni danni più precisi. Anche al sollevamento di Capodacqua, che è quella casettina indicata dalla freccia rossa, e qui abbiamo anche uno schema per dimostrare come funzionava il sollevamento, ci sono stati dei danni diretti al sollevamento e anche la viabilità e senza prolungata dell'alimentazione, quindi una interruzione della funzionalità dell'impianto che non è esattamente insomma una radiolina che si può accendere e spegnere in un attimo. L'interruzione della viabilità purtroppo è un aspetto molto molto importante in caso di terremoto ed anche in questi casi qui. Io mi ricordo la notte della prima scossa quando seppi che l'epicentro era Matrice, mi augurai che insomma i mezzi di soccorso sapessero che all'ingresso della strada di Matrice che viene dalla strada Salaria incombeva una frana che sicuramente sarebbe stata mobilizzata. Purtroppo poi mi è giunta notizia che tanti soccorsi sono arrivati con qualcuno di ritardo perché hanno dovuto rifare il giro completamente. Queste sono cose che oggettivamente oggi avremo tutti i mezzi per prevederle e per capire come ovviare a questo. È capitato così in questo caso,
vi assicuro che oggi ci sono dei sistemi molto molto avanzati che ci possono permettere di ragionare e prevenire a priori certe cose, che almeno queste emergenze, queste esperienze ci siano di monito e di insegnamento per il prossimo futuro. Alcune immagini, come vedete, le crepe che si formano in città, colate di detrito alla città e ovviamente croniche conosciamo tutti. Qui ancora i danni alle infrastrutture, addirittura qualcuna di queste infrastrutture di trasporto è rimasta sollevata a seguito della precipitazione del detrito sciolto di versante su cui erano state costruite. In questo caso, se non vado errato, mi ricordo di averne parlato proprio in CIP, non si è interrotta l'infrastruttura, però comunque è stato sottoposto a rischio per diverso tempo, perché comunque è rimasto sospeso nel vuoto, quindi una scossa di diverso genere avrebbe dovuto comunque interromperla definitivamente e creare molti danni per quel fatto. In realtà poi i danni sono stati fatti tanti altri in altri luoghi, quindi diciamo così, il terremoto si è fatto da qualche altra parte, o meglio, il terremoto non fa quasi mai niente, a memoria d'uomo si ricorda da pochissimi casi qualcuno di qualche persona uccisa o ferita direttamente dal terremoto, ma piuttosto per crolli altri, cioè inghiottiti dal terreno, piuttosto per crolli materiali e altre cose di questo genere. In questa immagine, tra l'altro, vede anche una sensazione del diretto effetto di un terremoto sulla quotidianità. Io vi invito qualche volta, perché dalle nostre parti è abbastanza facilmente possibile questa cosa, andare a poggiare una mano su uno specchio di faccia, cioè su quella superficie che divide due grossi blocchi e lungo la quale scivolano questi blocchi per produrre in profondità un terremoto, è possibile. Se vi ricordate, non mi ricordo se in questa presentazione c'è un'immagine, se vi ricordate da qualche immagine televisiva, è stato per un periodo molto curioso mostrare quella fenditura del lato ovest del vettore che si è abbassata di diverse decine di centimetri. Quello è il riflesso dell'abbassamento di uno dei due blocchi verso il terreno e la scopertura di questo specchio di faglia, cioè di questa superficie lungo la quale scivolano questi blocchi. Poi non è tutto effetto della faglia, qualcuno ha parlato del fatto e c'è anche una discussione riguardo a questa cosa, il fatto che qualche volta il blocco si abbassa anche per il compattamento del materiale, però è abbastanza impressionante metterci una mano sopra e capire che effettivamente la terra è viva, la terra si muove, contrariamente a quello che pensiamo. Tenete conto che mentre stiamo parlando questa sera ci siamo mossi di qualche micron, perché la velocità media con cui la regione Marche o la costa adriatica si sposta verso i paesi balcanici è di diversi metri dell'anno. Quindi uno spostamento continuo noi lo soffriamo tutti i giorni, anche se normalmente non ce ne accorgiamo perché noi ne siamo vivi. Ancora alcuni danni, vorrei rapidamente andare avanti per concludere, mi sembra anche preso anche troppo tempo, semplicemente scorrendo un po' di immagini, riguardanti sempre le infrastrutture di questo genere. Come? Dei dislocamenti, delle rotture importanti e così via. Cioè il terremoto ha provocato sicuramente tantissimi danni, i primi sono le persone, però i secondi che notiamo sono quelli delle infrastrutture, in realtà poi anche queste sono infrastrutture lineari, infrastrutture di servizio, però anche queste sono infrastrutture come abbiamo visto particolarmente importanti. Ora naturalmente qual è la conclusione di tutto questo? Cioè che la situazione in cui oggi noi ci troviamo è purtroppo di perfetta normalità rispetto alla situazione media mondiale. Prima il senatore Fede lo sottolineava, oggi abbiamo fatto un incontro con l'ambasciatore messicano, io gli ho chiesto riguardante le risorse minerarie naturali di proprietà del Messico, lui ha detto stiamo benissimo, abbiamo un mare di risorse, ci manca quello più importante. E qui c'è lampeggiato tutti quanti, il fatto né petrolio, né litio per le batterie, né oro, né diamanti, né altro, né l'acqua. Pensate solamente alle guerre scoppiate e ai problemi che ci stanno in giro per il mondo, qualche volta mascherati da problemi religiosi o geopolitici. Principalmente sì. Pensate per esempio alle captazioni del fiume Giordano e tutto quello che succede tra paesi confinanti.
Pensate ad esempio a quando si decidono di costruire delle nuove dighe sconvolgendo completamente il regime. Tanto a scuola più o meno tutti quanti abbiamo studiato il famoso limo dove è nata l'agricoltura in Egitto, anche se Mesopotamia è stata prima un'area geografica con l'agricoltura. In realtà da quando ci sono grosse dighe a monte nel corso del Nilo, questa situazione qua è completamente stravolta e cambiata, non a caso, come si diceva prima, questo è il periodo dell'antropocene. Tutto sta a noi ragionare un po' su queste cose e prendersela obiettivamente con quello che effettivamente è, e soprattutto fare, come dire, quello che è nelle nostre possibilità. Mi piace molto spesso ricordare quella storiella simpaticissima del colibrì che va contromano rispetto alle bestie della foresta che scappano per l'incendio. Lui porta l'acqua nel becco per tentare di spegnere l'incendio, il leone gli dice: ma dove hai questo goccio d'acqua? E gli dice: io faccio la mia parte. In questo caso è particolarmente importante, perché tutti quanti noi ogni giorno facciamo uso dell'acqua, e quindi è particolarmente importante che tutto questo venga trasferito ai nostri figli, ai nostri amici e così via, auspicando il fatto che le prossime diciamo così, amministrazioni locali, regionali e nazionali abbiano la stessa sensibilità espressa questa sera, perché comunque deve essere fatto un discorso di mantenimento di questa risorsa che in troppa minima parte è utilizzabile direttamente rispetto all'acqua compressione esistente sul nostro pianeta. Credo di non aver altro da aggiungere. Grazie, Giuratino. Giuratino, è un'altra testimonianza, una delle tante testimonianze a 5 Stelle di come in questo mondo di cittadini prestati alla politica al primo posto c'è la conoscenza e c'è la sapienza. Per questo ringrazio anche il gruppo della Università di San Pietro Croce, il Meetup, a tutti i gruppi miceli, a tutti i gruppi marchigiani, perché mentre normalmente la politica si ferma nelle sue discussioni a questo livello, a quello della poltrona, noi lo portiamo a questo livello, allo studio, all'approfondimento, all'analisi. Prima faceva riferimento Serafino all'applicazione delle scienze geologiche, e mi è venuto in mente il discorso, che se non mi sbaglio lo studio lo faceste voi, Serafino, te e Massimiliano, ricordo male, quello di Rigopiano, per le malattie? Sì. Allora, se avessimo applicato la conoscenza, gli studi prevedibili, perché tutto è prevedibile, avremmo risparmiato 29 morti a Rigopiano, avremmo risparmiato soldi pubblici per riparare, per ripristinare, per indennizzare. E questo discorso va applicato in tutto quello che è la scienza di progettazione, di prevenzione, e quindi questo è quello che muove le nostre azioni. E a questo punto finiamo col botto, sono mancati gli spari San Benedetto, signori Peppe Giorgini, che farà. Grazie, io ho la voce fioccante. Ma prima di iniziare voglio fare delle confidenze, in modo che tutti sappiamo come funziona il sistema politico. Allora, il sistema politico ha bisogno del potere per avere il consenso. Quindi cosa significa il potere? Il potere significa gestire, governare un comune, una regione, una provincia, un ente pubblico, una struttura come la CIP. I problemi per l'unico gioiello che abbiamo nel Piceno, 59 comuni, quindi praticamente anche se è una SPA, praticamente è una società in-house providing, cioè che fa tutti i lavori personalmente con appalti e ditte che hanno loro, quindi. Questo gioiello era ambito dal sistema. Perché? Perché volevano in parte cambiarlo e darlo a grosse aziende private. Sto parlando prima del terremoto. Quando io sono arrivato in regione, i vertici della CIP mi hanno subito chiamato. Mi hanno detto: dacci una mano, aiutaci. Qui ci hanno fatto il vuoto intorno, non riusciamo più a trovare soldi per andare avanti, non riusciamo. Mi sono raccomandato alla Cassa Depositi e Prestiti che mi ha dato un finanziamento, ma siamo l'acqua alla gola, aiutaci. Questa era la CIP nel 2015. Io
pubblico, quindi devo tutelare l'interesse pubblico. Un'azienda partecipata da 59 comuni è una cosa straordinaria che va difesa con le mani, i denti e la testa. Io ho usato più la testa che le mani e i denti e sono riuscito a salvare questo gioiello, sono riuscito a salvarlo nel tempo, finché non è arrivato il terremoto. Purtroppo il terremoto ha complicato le cose, ci ha complicato molto le cose, e quindi io ho dovuto aggiungere altra materia grigia per poter far sopravvivere questa straordinaria struttura che è un orgoglio, deve essere un orgoglio per il Genoa, invece molti la contestano. E ho fatto di tutto e di più per salvarla parecchie volte. Adesso le cose che vedrete sono in pratica risposte a dei cittadini che hanno contestato alla CIP, giustamente perché tutti i cittadini hanno diritto di contestare, hanno contestato in primo diamo l'acqua del Pescara al Fermano, secondo la CIP ha i prezzi più alti della regione se non d'Italia, terzo la CIP ha delle perdite grandissime di rete, allora i soldi che gli utili che ha la CIP dovrebbe reinvestirli per nelle infrastrutture e quindi per ridurre le perdite di rete. Vedremo se è vero, la CIP investe tutti i soldi in pratica. Quindi la realtà è che la CIP è stata accusata praticamente, quindi un'azienda pubblica praticamente, anche se è una SPA, di avere degli interessi privati e tutt'altro. È proprio il sistema, i partiti che si volevano prendere, captare la CIP, perché così facendo avrebbero potuto fare i loro interessi e fare magari come la Marche Multiservizi di Pesaro, che sì è il 59% pubblica, ma il 49% dell'ERA e comanda l'ERA. Adesso vedremo che succede a Pesaro. Il quarto dubbio che hanno i cittadini è il fatto di dire ma noi beviamo l'acqua dei pozzi. In realtà è vero, però ne abbiamo solo 290 litri al secondo, una piccola parte, adesso la vedremo, quando in realtà ci sono province come Pesaro che l'80%, 85% è acqua potabilizzata. Quindi adesso io inizio la presentazione. L'acqua, lo sapete, è una risorsa che non è infinita. Questo è il lato 5, l'autorità d'ambito che controlla tutto il parco del lato 5 e quindi dei depuratori, delle fogne e dell'acqua. Lato 5 Marche Sud, lo vedete, è un consorzio obbligatorio, quindi che è costituito da 59 comuni, come dicevo prima. E come vedete, praticamente è una società a capitale pubblico, completamente, e con un assetto organizzativo in-house providing, come vi dicevo prima, che praticamente fa i lavori da sola, gli appalti con procedure di evidenza pubblica, non dà ai privati. Allora, il primo problema che hanno posto, diamo l'acqua a Fermano, ma il lato 5 comprende anche il Fermano, perché arriva sopra Porta San Giorgio, quindi è chiaro che la diamo a Fermano, fa parte del lato 5, come facciamo? E diciamo no, adesso il lato 5 noi esiste da decine di anni, noi a Fermano non la diamo. Questa è quella che ha fatto vedere Serafino, è importante vedere i tre pozzi che adesso ci permettono di farci la doccia, senza di questi noi probabilmente la doccia la potremmo fare in determinate ore al giorno. Questo qui è quello di Porto d'Ascoli, questo è il Balzetto Rosino e questo è quello di Porto San Giorgio, sono tre, adesso se ne aggiungo un quarto poi.
E quindi, come vedete, l'acqua del Pescara, qui la sorgente del capo d'acqua, va anche a finire qui a Porto San Giorgio, la vedete, questa verde, che in gran parte viene nel Piceno, vedete? In gran parte, però ha una parte che va a finire a Tidona, quindi serve a Tidona fino a Porto San Giorgio. Quindi questo è, penso che vi sia chiaro. Qual è il problema? Il problema è il sisma, ed è vero, perché adesso vedremo che cosa ci ha fatto perdere il terremoto, ma il problema è anche ambientale, cioè del cambiamento climatico. Perché? Vediamo le temperature adesso. Guardate le temperature dal 1961 ad oggi. Vedete sulla parte esterna il rosso, addirittura negli ultimi anni, dal 2000 circa 2011, sono aumentati quasi di un grado. E questa zona qui. Questa era le temperature di qualche decennio fa, questa degli ultimi 10 anni, questa parte qui. Quindi il problema della crisi è sì il terremoto, ma un po' sono i cambiamenti climatici, quindi l'aumento delle temperature. Guardate la media delle temperature e le precipitazioni, perché paradossalmente queste cose molte volte sono collegate, molte volte, tranne nei paesi tropicali, ma noi siamo a quel livello lì, insomma, tra poco ci arriveremo. Se vedete le temperature medie dal 1981 al 2010, poi vedete il 2020, riuscite a vedere, insomma, che ci sono stati degli aumenti. Ma il problema lo troviamo nelle precipitazioni, dove noi nel 2020, a differenza della media del 1981-2010, ci troviamo a gennaio e febbraio con una media superiore al 50%. Quindi 78% meno a gennaio, 30% a febbraio. Allora, grezzamente, come funzionano? Come si ricreano le falde? Diciamo, per farvi capire, ci sono tre spugne, una sopra l'altra. La terza sono le riserve strategiche. La seconda è le falde acquifere, la prima dove l'acqua è meno profonda. Allora, quando piove, la prima spugna assorbe un po' e rilascia un pochettino, che va sulla seconda, la seconda ne rilascia un pochettino che va nella terza. Ma questo non è che succede se piove per un mese di fila e allora le falde si ricreano. No, occorre tempo. Soprattutto la neve ci dà questa possibilità. Noi, oltre al problema grosso del terremoto, abbiamo un problema di ricreare le falde acquifere. Questo, come dicevo, è la regione Marche. Vediamo le temperature giornaliere del 2019, che sono sempre in aumento. Le piogge mensili, sempre i dati dell'Assam della regione Marche, vediamo praticamente nel 2020 quelle blu sono le piogge, quelle grigie praticamente sono la media del periodo 81-2000. Vediamo che nei mesi importanti praticamente le piogge non ci sono state, sono state pochissime, e quindi le falde acquifere non si ricreano. La regione Marche che cosa decide? E cosa dice? Perché chi può praticamente instaurare lo stato di emergenza, è vero che la CIPO è una regione Marche per chiedere incentivi a Roma. Loro che cosa dicono su questo documento? Ato 5, vedete? Eccolo. Dice, la situazione corrisponde a uno stato di severità idrica alta, senza indizi di miglioramento. Questa è la realtà. Questo è quello che noi dobbiamo prendere in considerazione, perché purtroppo la crisi non finirà qui. E questa, graficamente, è una comparazione tra le 5 ATO. Vedete che
la provincia di Pesaro Urbino la severità è media. Perché però è media? Perché a Urbino, con una legge apposita, gli hanno permesso di accedere alle riserve strategiche. Quindi c'è cioè, Scioli di Pesaro, si sono presentati in commissione con il vicepresidente della Marche Monti Servizi, hanno chiesto una legge apposita per poter accedere alle riserve strategiche. Allora io ho detto, ma scusate, ma voi avete delle perdite importanti, 35-40%, perché non rifate le infrastrutture anziché accedere alle riserve strategiche? Mi hanno detto, ma lì ci vogliono i soldi, non ce l'abbiamo. Perché? Perché la Marche Monti Servizi non interessa il bene che là la gente beva l'acqua buona, l'interessa che guadagnano. È quello che io ho evitato difendendo la CIP in tutti i livelli. Il sisma e la crisi idrica. Qui vedete purtroppo il sisma si è concentrato proprio nelle zone dove noi abbiamo tutte le sorgenti. Questo è stato il problema maggiore. Lo vedete qui, qui abbiamo tutte le sorgenti. Naturalmente i danni sono stati immensi, immensi, e questo la fate vedere con Serafino, però è importante capire che da noi, con quel sisma, con le tre ondate di sisma, sono scomparse ben tre sorgenti. Tre! Sono sparite completamente, non ci sono più. La sorgente praticamente di Fosso Rio, la sorgente di Forte Canapine, e poi altre hanno avuto forte riduzione. Queste vedete i danni enormi. Tenete conto che dove passano queste strutture di trasporto è difficile andarci in un momento quando il sisma in pratica si è verificato qualche giorno prima. È stato molto difficile, sono state persone straordinarie, io ci sono stato, le ho viste le cose. Sono stata presente perché ho capito che l'acqua era un problema enorme per noi, per il turismo, non solo per noi personalmente, ma per la nostra prima industria che è il turismo. E tutti questi danni, vedete, questo qui è il trasporto di capo d'acqua, guarda. Questo è il capo d'acqua, questo praticamente saranno 40 metri. Se si rompeva questo, noi eravamo senza acqua, non avevamo l'acqua, cioè non so, lì non c'era la possibilità di arrivarci, sarebbe voluto settimane per mettere a posto, quindi era un dramma. Siamo stati fortunati che sono riusciti a metterlo in salvezza. Queste cose un po' la fate vedere Serafino, i danni alle infrastrutture. Io quando ho visto queste cose, che cosa ho fatto? Io rappresento le istituzioni, devo difendere il bene pubblico. Ho fatto a pagamento due post su Facebook. Vedete questi due? Ci ho speso 180 euro per diffondere, signori, rimettete gli autoclavi, rimettete i serbatoi, perché noi avremo prossimamente, lo dice qui, una crisi idrica enorme. Prima parte, seconda parte, l'ho ripetuto parecchie volte. Sapete che mi è successo? Che mi hanno attaccato, mi hanno preso, mi hanno attaccato. E come Giacomo Leopardi, la conoscete la poesia, sogliono essere odatissimi, cioè i giusti e i generosi che dicono le cose, ma la gente non ci crede. La gente crede ai delinquenti, la gente crede ai malandrini. Dice Leopardi, ai birbanti, crede ai birbanti, a me non mi hanno creduto. Ho detto, rimettete i autoclavi, rimettete dei piccoli serbatoi, dobbiamo tornare indietro perché la festa è finita. Non, pochi mi hanno dato retta. Questi li ho fatti a pagamento su Facebook, sempre a spese mie. Avevo capito dove andavamo a finire, avevo capito tutto, perché le persone intelligenti hanno poco da imparare. Perché una cosa è la cultura, una cosa è l'intelligenza, sono due cose diverse. L'intelligenza non si studia, non c'è un'università dove si studia l'intelligenza. Quindi io avevo capito dove andavamo a parare. E che cosa faccio? Faccio una mozione, 16 settembre 2016. La vedete qui? Queste cose io non ho avuto mai tempo di diffondere.
non ho avuto, perché ho avuto talmente tanti problemi che non sono riuscito a esprimere tutta la mole enorme di lavoro che ho fatto. Se la fino a 6 mesi che sta lavorando per riuscire a mettere insieme tutte le cose che ho fatto, non ci è riuscito ancora. Io avevo detto, intervento urgente senza sessismo, impegno della giunta non anche attivarsi urgentemente agli enti competenti in materia per l'attuazione delle linee pilotissime pescare del tronto capo d'acqua. Avevo capito tutto. Me l'hanno appoggiata. Il capogruppo Urbinati era di San Benedetto, sapeva del problema, me l'hanno bocciata. Questa è la politica del sistema. Perché? Perché avevano interessi qualcuno a prendersi la CIP. Capite il gioco? La politica non fa nulla per i cittadini, non fa niente per i cittadini, fa tutto per altri, per interessi. Il sistema della politica è lo stesso identico di quello mafioso. Tu mi dai qualcosa a me e io do qualcosa a te. Ma non c'è una persona, un politico, è cosa rara, che lavora per il bene comune e per il bene comune. Adesso qui vediamo la situazione attuale, quella che abbiamo adesso. Allora, voi vedete la portata di Capodacqua, ok? La vedete? Nel gennaio del 2016 era di 600 litri al secondo. Adesso siamo a poco più di 200 litri al secondo, quindi più che dimezzata. Questa è una delle nostre sorgenti autorizzate. Quest'altra è Pescara del Tronto, che ha avuto un andamento medio, diciamo, che nell'ottobre 2016 e nel 2017 dava esattamente 400 litri al secondo. Adesso siamo a meno di 100 litri al secondo. Questa è la foce di Monte Monaco, che dava 600 litri al secondo, adesso ne dà 140-150. Questo è stato spaccato, quindi stiamo vedendo tutte e quattro le nostre sorgenti autorizzate, che dava 60 litri al secondo, adesso ne dà circa 30. Quindi la disponibilità delle sorgenti, che era di circa 1500-1600 litri al secondo, adesso, ed è in forte discesa, è di appena 600 litri. Poco di più, ma è in discesa. Quindi, che cosa ha fatto la CIP? La CIP per eliminare questo deficit gravissimo in un momento dove noi, pensate, noi, la nostra città, solo San Benedetto fa 270-200 mila turisti nella stagione estiva, quasi un milione di presenze, non possiamo rimanere senza acqua. Allora che cosa ha fatto? Ha messo in funzione gli impianti di soccorso di Castel Frosino, di Fosso dei Galli, di Santa Caterina, di Rocca di Monte Monaco. La protezione civile praticamente da 230 litri al secondo di tutti e quattro i pozzi ha dato l'autorizzazione a portarla a 290 litri al secondo. Però la situazione che abbiamo oggi è questa. Questa è la portata di concessione. Noi avevamo più della portata di concessione, avevamo 1600, però quella autorizzata era circa 1300 litri al secondo. Adesso l'attuale portata è di 600 litri, più i 290 dei pozzi di soccorso, siamo circa a 900, ma siamo in discesa. Quindi quando adesso a agosto arriveranno tutti i turisti, noi signori non avremo l'acqua. Questa realtà, già ci sono misure in tutte le parti, nei prossimi giorni vedrete che l'acqua ci sarà solo al giorno o in determinate ore del giorno. Questa è la relazione finale, questo è un documento che ho avuto io, è la relazione della protezione civile nella riunione del 20 luglio, dove dice che praticamente la situazione è mai vissuta in passato, come leggete.
Adesso parlavamo dei corsi. Allora, i potabilizzatori con osmosi inversa, quindi con un sistema molto avanzato, ci dà la possibilità a casa di poterla bere l'acqua, anche se puzza un po' di cloro, perché è a norma, a regola, quindi con le norme vigenti, sanitarie, ma certamente non è l'acqua che prendevamo nel pescare. Come funziona? Il prelievo all'ambiente, il trattamento, la distribuzione all'utente. Guardate Pesaro. Allora, Pesaro, ma anche molti servizi praticamente, ha tutti questi pozzi di soccorso dove servono praticamente 306.000 abitanti su 360.000. Cioè praticamente la provincia di Pesaro per quasi diciamo l'80%, più dell'80%, acqua potabilizzata. Quindi noi non dobbiamo scandalizzare se qui da noi abbiamo 290 litri di acqua potabilizzata. Ci serve, e quindi i costi, tutti parlavano dei costi, ma la CIP c'è i costi alti, e vediamo allora questi costi. Questo qui è uno studio del marzo del 2019 di Cittadinanza Attiva, quindi fatto dai cittadini. Allora, come è composta la tariffa? La tariffa è composta da una cifra dell'acquedotto, depurazione e fognatura e una quota fissa stabilita dall'ARERA. Allora, noi vediamo che il prezzo praticamente 2017-18 nelle aree nord, centro e sud danno al centro praticamente dei valori alti per via delle quote fisse stabilite dall'ARERA proprio per il problema del sisma. Però la differenza sostanziale la fa il consumo, perché se voi vedete, questi sono un consumo di una famiglia media, 190 metri cubi all'anno, eccolo, vedete? E quindi al centro costerebbe 560 euro l'anno, però se noi siamo parsimoniosi, se noi siamo bravi a non sprecare l'acqua, con 150 litri, guardate, 560, 380 o 390, guardate che differenza. Perché i costi fissi rimangono quelli e i costi variabili sul consumo aumentano. I costi d'Italia, molto hanno detto che la CIP ha i costi più alti d'Italia, e questi sono i costi IVA compresa dell'anno 2018 e la variazione rispetto al 2017. Voi vedete che Ascoli Piceno e Fermo, quindi il lato 5 in parte, perché poi una parte del Fermano è del Ternacola, praticamente costa quasi la metà, ad esempio, di Frosinone, Pisa, Siena, Grosseto, Pistoia, 474 euro l'anno. Questa qui era la media, la riduzione del risparmio per area geografica. E qui questa è importante per capire le dispersioni idriche delle regioni. Vedete? Le Marche hanno circa la media di tutte e quattro le Alpi, hanno il 22% di dispersione. Quindi quello che dicono certi cittadini sono cazzate. Non è vero che le Marche è una regione dove le infrastrutture... sciocchezze, no cazzate, scusate, sciocchezze. E quindi, come potete vedere, il Lazio addirittura è 60%, la Calabria 52%, quindi noi siamo in un'ottima, in una buona posizione per quanto riguarda le nostre regioni, ma se poi andiamo nello specifico nelle nostre province, noi vediamo che quella che ha più dispersione è proprio la provincia di Pesaro, quello che vi dicevo prima, poi viene la provincia di Ancona, Ascoli Piceno dal 2017, la media 2013-2017, ha migliorato una percentuale del 30%, abbiamo quasi una dispersione fisiologica, perché non si può azzerare ovviamente la dispersione, abbiamo il 13,3% Ascoli Piceno, la più bassa è Macerata con 12,5%.
devo dire che la situazione di Macerata, Carli la conosce meglio, è un guazzabuglio, proprio vero e proprio, è un guazzabuglio di ditte private, pubbliche, semipubbliche, in house provati, non ci si capisce niente. Quindi siccome diciamo le sanguisughe sono tante, allora se lo tengono le infrastrutture perdono meno acqua, questo è il motivo perché perdono meno acqua, non perché sono più bravi. Questa è la differenza che dicevo tra i 192 metri cubi, che è la media stimata dalla famiglia italiana, a 150 metri cubi la tariffa si abbassa anche del 28%. E qui, per concludere, ho voluto citare una poesia di Gabriele D'Annunzio: acqua di monte, acqua di fonte, acqua piovana, acqua sovrana, acqua che odo, acqua che lodo, acqua che squilli, acqua che brilli, acqua che canti e piangi, acqua che ridi e muggi, tu sei la vite e sempre fuggi. Questa è la realtà nostra. L'acqua è la nostra vita, ma ci sfugge quasi sempre, sia per un motivo, sia per un altro. Grazie per l'attenzione. Che ringrazio perché è sempre appassionante e al rischio di ripetermi, io proprio questo lo voglio dire fino allo sfinimento, cioè io vedo che nel nostro lavoro di cittadini per stare della politica c'è, cioè, oltre che la passione che accomuna chiunque di noi, ma chiunque di voi questa sera, piuttosto che farsi una passeggiata, sta qui a sentire questo discorso. Ma voi pensate veramente, e questa è la nostra missione, da far capire, perché ancora non passa, devo dire, pensate veramente che le altre forze politiche sappiano lo spreco medio, il consumo medio, la soluzione, la problematica geologica? Questi temi non vengono affrontati. Io lo vedo semplicemente stando in aula al Senato, no? Quando voi vedete le immagini, vi invito a soffermarvi su questo dettaglio. È previsto che oggi si lavora anche dal telefono, quindi oggi molte cose le vediamo anche da qui. Guardate l'aula, voi vedete che la metà dell'aula che noi occupiamo è occupata da persone che sono con i PC collegati, perché mentre sentono il dibattito, stanno studiando, stanno vedendo, stanno approfondendo, gli altri no. Poi sono questi risultati, ma questo non mi riferisco ai parlamentari, mi riferisco dal primo attivista all'ultimo parlamentare. E allora sono questi gli obiettivi. E quando Gianni, Peppe, Elena, Laura e tutti i nostri candidati si propongono, ma anche nei comuni, nelle attività, nei meetup dove non c'è neanche la funzione di portavoce, cioè questo è il lavoro che c'è dietro l'attivismo del Movimento 5 Stelle, è conoscere i temi per valutare le soluzioni. Poi è chiaro che nei TG questi discorsi non passano, basta che uno si mette su una poltrona, fa chi la spara più grande, si prende 8 titoli sui giornali. Io farei una domanda di questo tipo ai nostri competitors, anche nella Regione Marche. Allora, la nostra missione deve essere questa, far spiegare, far comprendere questa mission impossible, perché è una mission impossible, che dietro l'impegno di ciascuno di noi non c'è il desiderio di occupare una poltrona. C'è il dovere, il senso del dovere di trovare una soluzione a quei problemi che noi abbiamo combattuto, e questo è il nostro lavoro. Detto questo, io darei la parola finale a Gianni, perché lui e Peppe in questo territorio portano il testimone, e ringrazio voi che siete qui, le persone che ci seguono da casa, a cui invito a condividere questo evento, perché serve a comprendere meglio anche il ruolo da cittadino, perché Peppe prima lo diceva, no? Il contenimento dei consumi non è solamente un'azione virtuosa per spendere meno soldi, cosa peraltro fondamentale, ma è il mantenimento di una risorsa che non è infinita, è una risorsa preziosa, quella che altre nazioni del mondo, che altre regioni d'Italia non hanno, ed è il dovere del nostro impegno come cittadini, come portavoce, come politici, per garantire il mantenimento di queste bellezze e di queste ricchezze che Peppe ha concluso con la poesia del sottoguerra. Gianni, a te la conclusione, grazie a Serafino, grazie a Peppe, immancabilmente puntuali al lavoro che c'è dietro ed è un lavoro di squadra, grazie a tutti. Voi vi rendete perfettamente conto perché Giorgio Fede sia facilitatore, perché dice tutto lui, fa anche i saluti e poi passa la parola a Gianni, quello che dico. No, vabbè. Io tra l'altro credo che quello che ha detto Giorgio, cioè il fatto che gli altri non sappiano queste cose, non sia neanche vero. Io penso che le sappiano, le conoscano bene, e
ma semplicemente facciano finta di non saperle se le disinteressino, che è più grave di non saperle, perché essere incompetenti non giustifica, ma se è un altro ti identificano, ti vedi, invece loro a volte non sono incompetenti, sono volontariamente distanti dalla realtà. Noi non lo siamo, distanti dalla realtà. Io vi invito a trovare differenze nei pochi confronti che sono stati fatti fino ad oggi tra candidati. Fate finta di non sapere qual è il candidato di destra e qual è quello di sinistra e vedete se riuscite a trovare una ragione o un modo per identificarli. Non c'è qualcosa, non esiste qualcosa detto di sinistra né qualcosa detto di destra. Esiste, a differenza però loro, molta focalizzazione sugli argomenti che portiamo noi. Difficilmente offriamo la stessa vaghezza, la stessa confusione, la stessa volontà di svicolare dal problema, perché loro vogliono svicolare, hanno bisogno di un tema che possa essere ripetuto a tutti senza declinare nello specifico, perché studiare anche quel poco è troppo faticoso, questo sì è vero, questo ha ragione invece Giorgio. Quindi vi sfido, ricordate, intanto questa è la nostra conferenza, quindi un po' di campagna elettorale si può fare. L'unico reale voto utile per la regione, avete visto che oggi c'è stata l'attribuzione definitiva, o quantomeno più o meno certa, no? Dei soldi che arriveranno alle Marche, 6 miliardi di euro. 6 miliardi di euro. Ricordate a tutti i cittadini che sono perfettamente in condizione di prevedere come spenderanno questi 6 miliardi di soldi noti. Lo sanno benissimo. La destra c'ha i conti aperti da 40 anni di astinenza dal governo, quindi c'è mai stata il governo regionale. Appena arriva tutti gli amici subito erano chiamati a fare le consulenze, no? A fare i lavori. La sinistra, l'avete visto fino a ieri, come ti spesi, no? Faccio l'esempio del Covid Hospital, è semplice, 12 milioni per 3 pazienti aperto una settimana. Così si spendono i soldi. Quindi ricordate la cittadinanza che l'unica chance vera per questa regione è chi ha voglia di scegliere la strada migliore per i cittadini, ma chi ha voglia di coinvolgere il miglior know-how che esista per sviluppare le Marche, non un know-how fatto dell'amico di mio fratello perché sai com'è, bisogna che gli trovo il posticino, ma noi non ce ne frega niente di questo, non abbiamo nessuno a cui trovare un posticino, dobbiamo solo cercare i migliori per fare il meglio per questa popolazione, tutto qua.